Per capire quanto è ignorante questa domanda, ti vorrei chiedere: ciao, io sono Billy Foster e questo è Storie. E vi ricordo, amici miei, che per sostenere il canale, come sempre, basterebbe semplicemente mettere like a questo video, ovviamente iscrivervi al canale se vi va ed attivare la campanellina per non perdervi nessun video. Perché siccome questo format Storie esce praticamente una volta ogni due settimane, è veramente necessario attivare la campanellina per non perdervi questa incredibile serie. Quindi, amici miei, se volete seguirmi, queste sono semplicissime regole, se così vogliamo chiamarle, per sostenermi, anche perché non vi chiedo mai danari, non vi chiedo di comprarvi cose inutili che non vi servono. Quindi iniziamo. Le interviste in TV, fugaci e cordiali colloqui generalmente intrapresi da un intervistatore, solitamente preparato, che dovrebbe mettere a proprio agio l'ospite per non metterlo appunto in imbarazzo e poi con grande professionalità portarlo a dire quello che avrebbe voluto sentirsi dire. E sono sicuro, sicurissimo. Come dimenticare il Sor Fabio Fazio, che sarebbe riuscito a far annuire niente poco di meno che Chiara Ferragni. Ciao a tutti. Rea di aver fatto confusione tra beneficenza e guadagno, mischiando le due cose e facendo beneficenza a se stessa, vendendo pandore di dubbio gusto. E sarebbe riuscita persino a peggiorare la sua situazione reputativa tra silenzi e frasi poco carine. Le persone hanno capito male, le cose potevano essere fatte meglio. Meglio sicuramente avrebbero fatto coloro che sarebbero riusciti a dribblare domande scomode con tecniche supreme, come ad esempio sfornare una deliziosa pizza funghi e würstel da un forno a legna, per poi ritornare seduto come se niente fosse, davvero sventrapapere professionista. Eccomi qua. Molti invece con gran nonchalance avrebbero dribblato le domande dell'intervistatore parlando una lingua sconosciuta, come ci avrebbe insegnato qualche anno prima un misterioso uomo venuto dallo spazio, con unico compito quello di fondare la televisione italiana e traghettarla verso il mainstream. Il suo nome è Pippe Baude, essere etereo di pensiero veloce ed anche di parola. Tu parlerai come i DJ che hanno... versi incomprensibili, capibili solo da menti superiori, al contrario di coloro che avrebbero fatto domande altamente scomode per poi sentirsi rispondere a tono, suscitando nel pubblico reazioni di giubilo. Lei è mai andata a fare in culo? In culo sarebbe stato mandato sicuramente un uomo di nostra conoscenza e molto amato dal pubblico, visto anche il suo cognome rassicurante, ovvero Enrico Papi, che quasi appunto come un papà avremmo accolto nelle nostre vite per averci fatto conoscere personaggi dal dubbio gusto nel vestirsi durante un'iconica trasmissione chiamata Sarabanda. 1800 puntate. Andate in onda tra la fine degli anni 90 e gli inizi dei 2000, in particolare un uomo dal taglio eccentrico fatto di treccine intrise di gelatina di altri tempi e camicie acriliche che solo a guardarle sudo. Un uomo dalla furbizia felina chiamato Uomo Gatto. Anno 2003. Mi hai stancato, ok? Lo devi capire, mi hai stancato. Non lo dico più. Perché io sto giocando con te, anche se da casa prendo gli insulti, ma queste cose nella mia trasmissione non si fanno. Qualcosa però di dubbio gusto l'avrebbe fatta anche il nostro Enrico Papi solo un anno prima, nel 2002, quando anche lui sarebbe stato di pessimo gusto. Pochi interventi, ma tutti sbagliati, ed è giusto ricordare tale scempio, perché Enrico Papi io voglio ricordarlo quando nei primi anni 90 andava in giro a molestare i VIP come paparazzo, con base settone alla Elvis Presley ed occhialini all'Harry Potter, ben prima del famoso maghetto, per sentirsi spesso dire: ma perché non ti fanno poche foto? Ma non può, il suo mestiere non può, ce l'ha nel DNA. Scusa, parliamo di Nino D'Angelo. No, Sor Papi, nessun Nino D'Angelo verrà scomodato per codesto video, ma della sua attitudine a parlare troppo anche quando non necessario. Perché il signor Papi una gran figuraccia l'avrebbe fatta anche nel 2001, durante il Festival di Sanremo di quell'anno, chiamato ad affiancare la divina Raffaella Carrà. Durante la seconda puntata del Dopo Festival riuscì a mettersi contro tutta la parte meridionale italica, perculando senza problemi una simpatica professoressa di nome Carmelina D'Antuono, mimando nel suo marcato accento della regione dell'Anduia. Ma senti, io Carmeluzza, sono Carmelina D'Antuono. Beh, che te devo parlare in lingua, te devo parlare, ecco, sì, parlando sì, non mi capiva, ecco. Siamo collegate da Sanremo. Ma dove passeggia Carmelina? Se ne va in giro sì, tutta la sera. Siamo qui nella scuola Cristoforo Colombo di Buenos Aires.
formale, tanto i voti di quella giuria non contano. Questo fare un po' irriverente del Sor Papi non avrebbe contato granché per la sua carriera, perché sarebbe comunque riuscito a condurre svariati programmi di successo. Forse anche grazie alla vicinanza di uno dei più grandi luminari che lo stivale italico abbia avuto, ovvero Maurizio Costanzo, con cui riuscirà a condurre Buona Domenica, apprendendo tutte le tecniche di sopravvivenza e convivialità. Per cortesia! Come va? Tutto bene? Lippi? Tutto come bene. Sta bene? Lippi, Laurenti, sta bene, Laurenti pure. Contenti di vederti. Siamo sì, molto felici della presenza di Lopez. Oh Lopez, complimenti. Sì, grazie. Con questo uomo baffuto di nome Massimo Lopez condurrà invece un'altra trasmissione, Matricole e Meteore, programma che come format avrebbe avuto quello di far vedere i VIP nelle loro fasi embrionali, con provini e prime apparizioni, e ovviamente avremmo visto anche le Meteore, ovvero personaggi da grandi successi estemporanei spariti poi nel nulla, ed avremmo visto il signor Lopez nel suo personaggio più riuscito in questa trasmissione. Un concentrato di malinconia e mal di vivere, un canguro dal cuore spezzato che avrebbe sfogato la rabbia con la violenza, tirando calci alla gente solo per attirare l'attenzione e così farsi sentire amato e considerato. Il cangurotto. E ti ringrazio, un gesto che lui vorrebbe davvero fare a tutti, e qualcuno, devo dire erroneamente, spendo pochi secondi, ha pensato di identificare nel cangurotto Massimo Lopez. Enrico Papi si sarebbe invece identificato in gran simpaticone quando in una puntata di codesto programma, ovvero Matricole e Meteore, presenterà una band che negli anni 80 avrebbe avuto un successo clamoroso, con un brano che tutti voi probabilmente conoscono. You Spin Me Round, la band si chiama Dead or Alive e viene fatta esibire nel programma. Il suo frontman si chiama Pete Burns, una gran voce ed un aspetto androgino ed un outfit eccentrico. A fine esibizione verranno intervistati da Enrico Papi, che esordi dirà malissimo. Io appena ti ho visto, insomma, già all'epoca, insomma, avevi una bella fonatura di capelli, insomma, eri, insomma, un bel tipo, diciamo. Ma chi ti concia in questo modo? Cioè, da solo non è proprio veramente, cioè, come che coraggio hai? Pete risponderà indicandogli che quello sarebbe stato il coraggio dell'autoespressione senza vincoli e costrutti sociali, e Papi ribadirà: "Ah, la chiamiamo autoespressione, no? È giusto". E qui vediamo un piacente Carlo Conti osservare allibito tale poca professionalità di Papi, ricordando di quante battute avrebbe ricevuto sul suo poco candido colore della pelle, rimuginando che quando sarebbe diventato re del Wakanda divenendo il Black Panther italiano, probabilmente avrebbe fatto pagare ad Enrico Papi con tanto poco tatto. Prego. Papi invece avrebbe comunque continuato volutamente a mettere a disagio il proprio interlocutore, con battute degne degli anni 90, frutto di discriminazione sull'ambiguità sessuale. Hai un, diciamo, un volto molto femminile, molto, diciamo così, delicato, diciamo. Mentre sotto sei un macio, sei un macio e micio, ecco, diciamo. E Pete avrebbe risposto: come tanti personaggi attuali che si proclamano beniamini della diversità non hanno mai fatto. E non mi voglio in realtà definire in un modo specifico. È tutto. Non credo che la gente debba vivere con un'etichetta appiccicata addosso. Come se rimarcare al mondo di sentirsi qualcosa in particolare, di identificarsi in qualcosa di profondamente soggettivo, possa davvero cambiare il mondo. C'è chi si identifica in un uomo, chi in una donna, chi in entrambi, chi in un trapezio, e se potessi scegliere anch'io vorrei identificarmi in degli amabili occhietti a fessura. Ma non credo sia necessario dirlo al mondo intero per essere accettati. E mi viene da ricordare la maestra Mimma, che a scuola elementare negli anni 90 mi diceva che siamo tutti uguali, proprio per indirizzarmi verso una cultura dell'accettazione del diverso che avrebbe reso tutti uguali ma con gusti diversi. Ed ora mi sembra che dobbiamo necessariamente essere diversi a tutti i costi, come se alla gente interessasse davvero chi siamo. Chi siete? A fangulo sicuramente ci sarebbe poi andato Papi, silurato da Pete Burns. Papi risponderà che a prima mattina non sarebbe stato molto piacente, ma io qui vorrei tanto difenderlo e far scorrere a schermo varie immagini di sexy Papi, in modo da poter bilanciare tutte le marachelle compiute dal bel Enrico. Perché, come diceva un signore di cui adesso non mi ricordo precisamente il nome, ai belli si perdona tutto. Mi vuole dare una pizza qui sul collo?